Juridica sta per cominciare. Carlo Verdone tra i premiati, un premiato illustre perché il 6 maggio ti sei dedicato alla legalità, dialogando con i giovani. Sì, è stata una cosa che è stata molto interessante. Cioè, ho avuto l'opportunità, tramite l'invito di alcuni amici magistrati, di poter parlare con gli studenti. Chiaramente io non sono laureato in legge, quindi devo stare molto attento, però ho affrontato un argomento interessante, cioè legalità e illegalità su internet, che è una cosa che mi interessa molto. E allora abbiamo parlato di questo problema del web oscuro, che è quello poi che è più frequentato e quello che conosciamo di meno e che presenta dei rischi molto molto alti, dei danni che combina anche, perché la rete ha fatto delle cose meravigliose, però è anche un'arma estremamente potente e anche estremamente pericolosa, perché nel dark web, per esempio, la pirateria, vabbè, ormai sta anche in chiaro nella parte superiore della rete, ma nella profondità c'è lo scambio di organi, c'è chi vende addirittura materiale radioattivo. Istigazione al suicidio. Istigazione al suicidio, sette veramente pericolose. Quindi una chiacchierata, devo dire, a braccio. Io non mi sono preparato nulla, però sono andato avanti con buon senso e ritengo che i ragazzi siano rimasti soddisfatti da questo approfondimento che ho fatto. Ecco, tutto qua, non mi sono spinto oltre perché non è mia materia, ecco. Carlo Verdone, un'ultima cosa. Quanto è importante che una materia come questa, l'educazione al senso civico, entri nelle scuole? Non basta una sera della legalità. Sì, no, è fondamentale, è importante, però secondo me prima di questo ci vuole un grande esempio. Se non avvengono degli esempi, i giovani gli puoi insegnare tutto quello che vuoi, gli puoi dare tutti i libri che vuoi, fai riflettere quanto vuoi, però non faranno mai nulla. Va dato un esempio, per esempio questa città, Roma, se noi si dà l'esempio di una città che viene rimessa a posto, che c'è cura, che c'è attenzione, i ragazzi, se uno entra in una bella casa, sta attento a come cammina, no? Se tu la casa la trovi con la moquette bucata, con uno che fuma così, non la rispetti. Quindi ci vuole prima un esempio che parta da quelli che comandano in qualche modo, e poi va fatta un'opera di educazione civica che riparte da zero per gli studenti, perché oggi i ragazzi hanno perso. Per capire quanto sia disastrato questo nostro paese basta andare all'estero. Io sono tornato adesso da un viaggio, ma io ho viaggiato ultimamente in Romania e in Germania. Beh, io non so quale delle due città era più pulita, se Cluj o Monaco. E la tristezza era fare il paragone con Roma. Cioè, sembra assurdo, però siamo battuti anche da nazioni che crediamo, nazioni più povere, e non è così. C'è un amore per la città, un amore per... come senso civico, che è superiore. Questo è importantissimo. Però va dato il buon esempio. Quindi chiudiamo su questo, Carlo, proprio il buon esempio che lo stanno dando questa sera avvocati e magistrati insieme a persone come te, impegnate nel segmento artistico, che decidono di mettersi in prima linea. Quanto è importante che lo facciano anche gli altri? Beh, noi che siamo dei personaggi conosciuti, chiamiamo delle celebrità, per usare una parola un po' così, dobbiamo anche noi dare del nostro, cioè abbiamo il privilegio di essere ascoltati, visti, seguiti, però dobbiamo dire delle cose sensate e importanti. Forse abbiamo la chance di essere ascoltati di più se diciamo delle cose giuste. Grazie a voi. Grazie. Pronto per il premio, eh?